ormai siamo, come dire, agli sgoccioli di questo 2019. Per un imprenditore di successo come lei, una Retino Doc, come lo possiamo commentare? Ma guarda, un anno sereno, un anno bello per quanto mi riguarda, sia per quanto riguarda il lavoro che gli affetti e tutto quanto. Quindi dico, niente a dire, noi siamo qua per festeggiare, come dirti, il Natale, una cena di Natale fatta con l'Arezzo, con gli amici, con i giovani, con tutti i miei ragazzi, i miei dipendenti, quelli che lavorano con me, siamo una famiglia e quindi questo mi porta sempre a fare una cosa positiva, a essere cose positive, come abbiamo fatto con Armani tempo fa, abbiamo fatto con le pinchette, con le donne, queste sì, mi viene in mente proprio in settembre in Piazza Grande, tutti eventi comunque sia che devono unire, devono essere semplici ma fatti col cuore. Ecco, io amo le cose fatte così, mi piace molto lavorare con una vena di, per poter portare un po' di gioia, un po' di semplice, tutto molto semplice, molto senza sfardi. E in questi giorni adesso vediamo arrivare tantissimi visitatori, ecco. Secondo lei come si potrebbe migliorare? Cosa si potrebbe prendere da questo periodo? Io guarda, trovo che innanzitutto è stato un buon lavoro, perché non si può sempre essere critici. Quindi l'amministrazione ha fatto un lavoro di portare tanta gente, questo è positivo e apprezzo. Non è che dico che io so, tutti mi criticano dicendo che io non voglio il mercato tirolese, che non voglio in Piazza Grande. Io non è vero, io non ho detto questo, io ho detto che è importante salvaguardare la fiera antiquaria, perché è la nostra cosa importante, la base della nostra diciamo, cultura da anni, da tanti anni. È la città, la fiera più importante d'Italia, e quindi è tutto l'anno, mentre i mercati di Natale sono soltanto a dicembre. Allora dico io, perché questi mercati di Natale non farli partire dopo la fiera antiquaria e lasciare la fiera nella sua location naturale? Questo dico io. Poi il resto va benissimo. E da questi centinaia di migliaia di turisti che arrivano, sabato, domenica, weekend pieni, prendere il massimo, la parte migliore, sfruttarla e far sì che questa città continui tutto l'anno a portare gente, magari elevando anche un po' il tiro, cercando di portare, ma non perché voglia criticare chi viene, che gente magari viene a vedere i mercatini di Natale e dici questi sono gente che non va bene, vanno bene tutti, ci mancherebbe, non sta a me e non vorrei mai giudicare o essere uno che guarda l'alto, il basso, però Arezzo ha bisogno anche di un turismo per la cultura, per quello che ha, per quello che rappresenta, per i musei, per la Francesca, per tante cose che abbiamo che dobbiamo farle vedere al mondo. Quindi dico, ecco, è importante che da questo turismo centinaia di persone, migliaia di persone che arrivano, prendere spunto per far sì che tutto l'anno avere un turismo che riguarda un po' anche un po' alla nostra cultura, al nostro modo di essere aretini. Arezzo è una città stupenda, vera, molto vera, una delle poche città vere forse, anche a volte un po' burbera, come diceva Dante, un po' triviglioso, forse un po' addormentata. Poi ho lavorato qua, ho fatto un lavoro meraviglioso, gli aretini mi hanno dato tante soddisfazioni, perché poi se sono qua grazie anche a loro, quindi non posso lamentarmi di questa Arezzo. Ed è per questo che dico, io faccio tanto, credo di fare tanto per Arezzo e per gli aretini, a modo mio, piccole cose, però bisogna che loro, che tutti insieme, istituzioni, cerchiamo di farla crescere, portarla nel mondo, perché merita, Arezzo merita questa cosa. Ecco che dico io, è una città che vale, non è che portiamo un falso d'autore, città piccola ma è molto concreta, molto vera, molto reale, quindi farla vedere a tutti i popoli, insomma, del mondo e portarli qua a vedere i nostri tesori, credo sia l'aspirazione più importante a cui io tengo, e mi auguro che le istituzioni prima o poi lo stanno già facendo a modo loro. Ecco, continuare questa strada migliorandola, appunto, non dico altro. Certo. Questo è l'amore per Arezzo. E l'amore per Arezzo? Per l'Arezzo? Certo. L'amore per Arezzo l'abbiamo già visto. Io ho invitato i ragazzi qua di Aretini, di Arezzo Calcio, perché fa parte comunque sia della città. La squadra di calcio è molto importante. Quella di calcio è quella che unisce. Ragazzi, è quella che fa le cose, che fa le cose fatte in un certo modo, che sia accomuna migliaia di tifosi,
la partita, quindi è un argomento molto molto importante. Pensiamo alle squadre anche importanti, Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, c'è migliaia di persone che vanno, che sono accomunate a questo, cosa bellissima. Quindi per me è importante che l'Arezzo, insieme a tutte le cose che abbiamo, le istruzioni che abbiamo, facciamo squadra. Io non sono che mi dico un fanatico del calcio, però ti tengo particolarmente importante che tutti noi diamo importanza anche al calcio, perché è una situazione che può aiutare tante cose, può fare del bene. Il settore della moda, il nome Suga, potrebbe essere abbinato al calcio. Perché no? L'ha fatto Dolce Gabbana, lo fanno tutti, lo fanno in tanti, ha fatto Tom Brown, uno stilista che io adoro, tutto abiti grigi, chicchissimo, verso il Barcellona. E ho visto delle foto meravigliose, sponsorizzato Barcellona, perché Barcellona. Allora, il mondo è questo. Il calcio, ovviamente certe squadre, ovviamente, pensiamo a giocatori importanti che guadagnano un sacco di soldi, ma che anche portano un sacco di soldi. Perché quella gente lì, quando fa un post su Instagram o su Facebook, sono già milioni di persone che vedono. Guardiamo i follower di Cristiano Ronaldo, basta, c'ha il mondo in mano. Quindi dico, la sintonia tra una squadra e un moda, uno stilista, un'azienda, che sia, è sempre, porta sempre uno con l'altro, sono cose importanti che si confrontano. E allora si aiutano. Angiolini, la domanda se c'è spontanea, ma non gliela faccio. Sì, no, può farlo, ma io non sono uno, non ne voglio dire no, però non sono uno che, come dire, tutto si può fare, però non è forse il mio cervello, non sono orientato a. Ma non perché. Come dico, può servire, ma serve a me, serve al calcio, all'Arezzo o altre squadre che ci sono. Dipende come sei anche tu dentro, no? Se sei in quel mondo lì o no. Io non conoscendo bene anche quel mondo, appunto, forse farei un errore, farei una cosa magari che non vorrebbe qualcuno che dice, sai, sono preparato, conosci tutto il mondo del calcio, riesci a mettere insieme le cose, è diverso. Io sarei un principiante veramente. Grazie. Grazie a voi. E l'augurio che ci possiamo fare per questo 2020? Ma guarda, io penso che il 2020 debba essere un anno di. Innanzitutto politicamente speriamo che sia meglio del 2019, nel senso che riusciamo a fare qualcosa di buono e che la politica non smetta di fare queste litigare, fare queste cose veramente assurde, e smette di urlare qualcuno, perché non serve urlare in questo modo, parlando alla pancia della gente in modo anche scorretto a volte. E quindi dico, occorre parlare alla testa delle persone e qualcuno che magari la politica veramente porti un po' più di serenità, perché l'Italia non è messa molto bene, onestamente, e anche la gente vede quando che va a spendere, oppure che il flusso delle persone, insomma, non c'è una grande gioia. Tutti bene, felici, tranquilli, italiani siamo un po' così anche, però bisogna trovare un po' di più di sinergia. E quindi spero che la politica e tutti quanti insieme portino, siamo un po' più uniti, cerchiamo di fare crescere questo paese e questa Arezzo in particolare. Grazie, tanti auguri. Grazie.